abbiamo degli uffici dei fantozzi, ragazzi. Loro sono una ditta cool, si possono permettere di venire e di mettere robe strane nei loro uffici. Ci sono i computer. Hai capito? Che aziendina, eh? Che ufficio. Amore tossico. È meglio se stai da sola in questo modo, abbraccia te stessa, perché gli uomini sono violenti. L'attualità. Questa è una pagina completa qua, dedicata a violenza degli uomini sulle donne. Siamo al 29 ottobre 2024 e il rettile è il momento di raccogliere i frutti di quello che ha seminato, tutto il lavoro che ha fatto con la cultura, prima programmi lo schiavo con la violenza eccetera, e adesso raccoglie i frutti. L'obiettivo qual era? L'obiettivo era tenere l'umanità imprigionata il più possibile, solo che non lo puoi fare se è stata una scusa. La scusa, eccola qua, guarda, è stata uccisa a forbiciata. Il padre dice che bisogna fare qualcosa, c'è scritto qua. Spesso queste storie sono anche inventate, però complimenti al rettile. Poveri noi, poveri noi. Come si spiega questo? Allora, quando si legge un giornale, articoli in generale, che sia un giornale cartaceo così, oppure che sia un articolo sul web, Telegram eccetera, uno deve sempre chiedersi per quale motivo è stato scritto questo articolo. Sempre solo i trogloditi reagiscono all'articolo. Tu devi capire il perché dell'articolo, che è diverso. Tu devi capire dove vogliono arrivare con queste storie, ma non reagire alle storie. Questa è una cosa che non capiscono. Il peorame, il troglodame non capisce. Vediamoci un po' di montagne che è meglio. Stiamo andando a Roma a prendere il treno che ci porterà a Milano. Siamo gente indaffarata. Abbiamo da fare. Hai capito? Lo hacker pure qua. Allora, questo qua si chiama Luce, ragazzi. È la mascotte del Giubileo. Luce. Lux. Hanno scelto proprio un nome giusto. La mascotte del Giubileo are Bibbia, viene il Papa, ragazzi. Sapevate? Il Papa viene a casa mia, a Re Bibbia, ad aprire la porta santa. I detenuti che stanno là magari gli vorrebbero tirare qualcosa in testa, ma non lo possono fare, perché sennò poi li puniscono. È vero. Luce. Mascotte. Luce. E là Luce fu. Qui sono le campagne intorno al Lazio, intorno a Roma. Cosa abbiamo in ultima pagina, ragazzi? Ci sono queste belle donne sorridenti. Si tratta di pacchetti speciali sulla prevenzione senologica. Praticamente è indirizzata ai polli, in questo caso alle galline ci cascano, ecco, e il rettile ti vuole molto bene,
prima pagina ci sono il pallone d'oro, l'amore tossico dei teenager. Poi di qua ti fanno proprio fuori, porca troia, con sta roba qua. Tu vai lì come un pollo perché pensi, ah, questo qua mi salveranno, e questi ti dicono, ah sì sì, effettivamente c'è qualcosa che non va, dovresti venire da noi, che ti curiamo. Poveri polli, fanno bene, fanno. Poveri polli. Guarda come sono sorridenti, eh. Ah, beh. Siamo a Roma, ragazzi. Abbiamo capito un po' di più sulla la questione. Ovviamente ottobre è il mese di prevenzione per la donna e novembre per l'uomo. E cazzo, quindi intanto che c'è la polizia, c'è qualcuno che ha fatto un incidente. Comunque ci stiamo a Roma, normale amministrazione, e quindi ragazzi ricordatevi anche voi maschietti, andate a controllare lì sotto, perché c'era lo slogan, chi si controlla là sotto ci vede lungo, hai capito ragazzi, che mostro, anche la prevenzione a ottobre, e la donna, e anche l'uomo, novembre. Perché loro ovviamente vogliono che la gente non si ammali più, cazzo, ci vogliono tanto bene, cazzo, vogliono che le paere stiano bene, e dice, ma lo vuoi prendere in tempo la malattia? Con la paere ovviamente senza cervello dice, cazzo, non a controllarmi, va, che qua tanto che vogliono puttanume come se niente fosse, stiamo a Roma, ragazzi, è normale, gente proprio quasi mutando, diciamo, perché fa caldo, però non so. E niente, chiudiamo qua, perché praticamente che succede? Io sto qua appoggiato al muretto, ogni due secondi ci sono le paivole che intruppano qua, c'è un altro calcio adesso, non mi ha dato il calcio, strano, la gente di città, ragazzi, la vita umana qua vale zero proprio, la gente non ti parla, la gente ti guarda strano, ti dai i calci e vedi il puttanume qua, guarda, per dire, no? Non lo so, per dire, come si spegne questa cosa per spegnere, ok, sì, a piede libero di nuovo, ci troviamo a Milano e volevo aggiungere questa cosa, questa riflessione, che il querelare o diciamo così denunciare qualcuno se dice la verità è una sicura del sistema, cioè un modo per non far svegliare la gente, e guarda caso di tutti gli attacchi diciamo che ho fatto, insomma mi sento un po' un coglione quando sto a girare con la telecamera in mano così, e ho cercato di un punto dove non c'era gente, ma adesso tutti spuntano, tutti adesso mi sento un po', comunque, e ecco, ho perso anche il filo del discorso, ah ecco, volevo dire questo, che nonostante tutti gli attacchi che ho fatto diciamo, e quello che alla fine ti fa il male è proprio il più buono, ragazzi,
la figura di merda che farà, non lo so se andrà avanti sta cosa. Comunque, ecco, qui c'è una fermata, io come un coglione la telecamera in mano. Va bene, una piccola riflessione così. Uè, ma dov'è che vai? Non dicevi che andavi a Milano? Uè! Minchia che antennaccio lì, ragazzi. Vabbè, è buio, non si possono vedere, però. Comunque, facciamo un po'. Ci troviamo a Consonno, che è una ghost town, ragazzi. Adesso vedremo, a caso vedremo. Ci sono un po' di castagne, un po' di cose. Andiamo a vedere. In pratica questa è una roba abbandonata in mezzo ai boschi, tra l'altro, molto strano. Consonno, ci sono cazzi di segnali per terra, eccetera eccetera. Lì dietro le Alpi, bellissimo. Lì sotto ci sta un lago, gente che ci viene così a vedere questo orrore. Non sappiamo perché è stato costruito sta roba così, molto orientaleggiante. Questo qua, la cupola, qua sembra un buca. Qui c'è il cupolone. E qui c'è la pecora anarchica. Beh, qui inizia. Qui dove il prete, diciamo, dice la sua roba. Preferisco più il bosco. La vecchia Fiat, immagino. Qui ci sono un po' di diavoli, i diavoli, le corna, fanno le loro sedute spiritiche. C'è qualche 666 da qualche parte. Ecco. I nostri esoterici della minchia vengono qua in mezzo al bosco e si fanno le seghe, non so che cazzo fanno. Molto interessante. Qui forse c'è qualcuno che ci abita, perché è chiuso il tetto in amianto. Boh, non so cosa cazzo ci sto facendo qua. Lì c'è un lampione a forma di cazzo. Non stavo registrando, area per da fare. E io ti odio con tutto il mio cuore. Quindi ci dicevano che questa è proprietà di un conte, di un rettile. No. Ha costruito questa cosa qua, sembra una moschea, non si sa per cosa. Prima qui diceva la pecorella, che era anche un parco divertimenti, non lo so. Oddio. Allora, volevo far notare che questo è il film. Andiamo bene, proprio bene, ok? È un film del 1980. E cosa c'è qua? Prima che io nascessi, che dicono che solo dagli anni 90 c'erano le scie. Io lo metto lì, questo è Mimmo e qui c'è una scia. Qui qualcuno dirà, ma questa è una versione che gli hanno modificato il background, così ci facevano credere che esistevano anche allora, invece prima non c'erano le scie. Qui c'è. Allora, ragazzi, dov'è che vi porteremo questa volta? Vi porteremo alla torretta, alla minchietta e a sto cazzetto qua, Lago di Seo. Siete contenti? Una riserva naturale da conoscere e rispettare. Hai capito? Si è spento? No. In pratica, niente. Qui si fa il bird watching, ragazzi. L'uccello si vede qua, ok? Una volta che hai visto l'uccello, non lo so, fai la foto e ci fai le seghe a casa, no? Aspetta che... È bello?
Vediamo. Sto registrando comunque. Eh? Ecco, c'ha il becco grosso. Lo vedi? Sì. Il becco? O il becco? Il becco? Detto male. Il becco! Poi facciamo una ripresa anche di questo bel coniglietto che mangia l'erbetta a pochi passi da noi e non c'è nessun tipo di paura. Prova un po' ad avvicinarti, pecorella. Vediamo un po' la reazione. Oh no! Assolutamente! Eccoli. Dov'è che vi porteremo questa volta? Vi porteremo al Sacro Monte, ragazzi. In pratica, qui penso si vede la Madonna o Gesù Pappine. Qui la capretta, che di solito è Satana. Il mulo invece è una brava persona. Lì vediamo la colomba, che in pratica è lo Spirito Santo. Non so che cazzo sia, ma lo so. Non va bene lo stesso. Qui vediamo un rettile e diciamo che abbiamo tutto per poter, ecco, c'è anche la tettina della capra, ragazzi, okay? Quindi in pratica noi possiamo adesso, hai visto come te l'ho decifrato questo quadro? Non so che questo se lo troveremo qui, però vediamo la coppa. Il Sean Rossi dice che qui c'è il loro sangue, c'è il sangue dei rettili, quando vedi questa coppa. Hai visto quante cose sappiamo? Adesso stoppiamo, in modo molto strano si stoppa. Qui ci sono pecore che vengono da lontano, ragazzi. E per fare questa via, specie di via crucis qua. A tutto il mondo vengono. È anche un sito UNESCO questo, ragazzi. Quindi che va protetto, amato, rispettato, capito? Ah ragazzi, qui ci troviamo in un paesino proprio in alto. Very in alto. Non sappiamo ancora cosa ci sarà qui, però per fortuna possiamo scendere. Abbiamo fatto i furbi, siamo saliti a piedi, scendiamo con questo, sempre se funziona. Qui vediamo una pecora che viene mangiata dal serpente. Qui altra pecora, diciamo, che lavorano per rettile. Ah no, c'è il Gesù che sta dicendo le perle a questa qua, questa poraccia, che deve campare, poi grazie al cazzo. La pecora deve campare, poi ci vediamo la linea, eccetera. E qui diciamo che abbiamo incontrato una pecora del posto, con molta umiltà ci ha salutato, invitato l'ingresso in una detta ai lavori, qui da una legna tutta, perché non so quanto metri siamo qua, ma dovrebbe essere altino, diciamo. Ok, chiudiamo qua questo Sacro Monte funicolare. No, sto descrivendo la situazione qua. No, ma dico, ti pare che un rettile come me deve passare qua, in mezzo all'acqua? Ora l'acqua che scorre qua, eh? Io qua così. Ma te pare? Ma ti pare? Ti pare? Ti pare? Guarda che roba. Incredibile. Cos'è costretto a fare un topo? È un essere umano. Ragazzi, qui ci sono delle cappelle in questa vietta, via Crucis, non so, via Sacra la chiamo. Cappella qua, una cappella qua, una cappella qua dove ci troviamo. C'è anche il sole, qua tra l'altro. Qui c'è una fessurina, sapete, voi siete esperti di fessurine, no? Forse ci... ecco, qui dentro ci sono dei pupazzi, ragazzi, praticamente ci sono delle, questa roba qua, delle presepi e cose del genere, diciamo. Era la TV di allora, ragazzi, prima non c'era la TV, e quindi per far apparire più credibile questa storiella loro, dovevano prendere gli artisti di allora, che non erano magari screenwriters o cameraman, eccetera eccetera, doppiatori eccetera, ma allora erano i scultori che creavano, i pittori che creavano queste
questa robetta per rendere sempre più credibile la loro storiella, ok? Lo script, ragazzi, che usiamo da sempre l'umanità, che è una specie di preprogrammazione, cioè ti fanno capire, ti dicono quello che avverrà in modo che tu lo accetti piano piano, no? Cioè praticamente loro ti dicono che la Bibbia è Dio in controllo di tutto questo, tu quindi non contrastare il piano nostro, ok? Quindi in una roba del genere, un attimo, mi stanno chiamando, in una roba dove praticamente c'è il bosco qui intorno, c'è questa roba talmente impressionante, c'è gente che vive per strada ovunque nel mondo, e qui ci sono dei pupazzi che possono vivere qui al calduccio, in mezzo al marmo qua. Che dire, ragazzi, questo è il nostro mondo. E qui ci sono i credenti che fanno queste cose, questi orrori, che tengono i pupazzi al calduccio qua, e gli esseri umani come dei stronzi a stazione Termini. Vediamo un po' di inorridire adesso con queste antenne. Impressionante. Mi sembra che ci sia qualcuno che ci abbia qua. Palazzo veramente in alto, pieno di antenne. Bella vista da qua. Impressionante. C'è anche lo stadio. E qui c'è anche il lago, però un po' difficile perché ci sono riflessi. Allora, volevo includere questo appunto, mi è piaciuto la ripresa che ho fatto della croce, perché si sentiva il prete che prendeva i spicci. Attenzione che si vede qualcuno che non si dovrebbe vedere. Qui abbiamo il rettile, ragazzi, che fa il segno di vittoria sulla pecora. Sulla pecora qua, eh? Sulla pecora. Come si dica, poi mi invento la cosa sulla pecora. La pecora deve seguire il pastore, ragazzi, che è un rettile che gli indica la via. Infatti noi adesso l'abbiamo trovato la via, siamo molto, non abbiamo nessun dubbio, nessun problema, ci troviamo totalmente liberi. Altrimenti se non segui il pastore qua sopra finisci così, eh? Stavo vedendo questa pecora qua, ragazzi, è quasi minacciosa, perché un po' come questa pecora qua, ha due zampe, e è come se stesse proteggendo il pastore, cioè il rettile qua. Sono a protezione del rettile queste, eh? Invece qui, ragazzi, la star è la pupa del Papa. Lui la superstar qui, questo spazio dedicato a lui. Ci vengono pecore che lo, non so cosa faranno adesso, si metteranno in ginocchio, non so. No, sono scappato di là, andiamo a vedere cosa c'è di là. Facciamo tutto in diretta per voi. Adesso qui ci sono i spicci. Ah, qui c'è un collegamento alla chiesetta di prima, di poc'anzi. Affascinato dalla bontà del rettile. Sono buoni i rettili, ragazzi. Ma guarda come sono buoni, ragazzi. Ma dai, ma bacia anche una bamboletta di legno, su. Ecco, questo mi piace. Perché mica è uno scherzo, porca troia. Invece è proprio così, sta in una vietta qua importante. E ci hanno messo Gesù proprio questa faccia. Maronna, sembra quasi un cazzo, guarda. E questa è la testa che sta uscendo. Mamma mia. Ma come cazzo mi è andata a provare sta roba? Ciao!
manager, cambiamento minchia, è il climatico terzo, perché la gente è costretta a camminare, poi che non ce la fanno a camminare, che cazzo uscire. Troppe piogge, il lago del Varese, non so come cazzo si chiama, in pratica è tutto così. È una vergogna veramente. Solo Rettile ci può salvare. Dai Rettile, facci qualche legge contro il cambiamento micchiatico. Ci dobbiamo mettere a paio, cosa dobbiamo fare? Dici, cosa dobbiamo fare per tornare alla normalità? Ragazzi, cos'è un parco giochi inclusivo? Qualcuno lo scrive nei commenti. Allora ragazzi, è successo che una pecora si è buttata sui binari, l'ha fatta finita. Forse ha fatto bene, forse non ha fatto bene, fatto sta che ha creato un casino e quindi i treni non partivano più, quindi per questo mi trovo preistoria ragazzi, e per questo mi trovo qui in un bus, perché è l'unico modo per arrivare al Gulag, nel bus. E devo dire che è una cosa che odio sentire dire, che non lo so, queste sono cose che succedono. E però stavo pensando, adesso che il nostro profeta, diciamo finalmente, stranamente, prima quando qualcuno sbaglia, e tu gli dicevi guarda che stai sbagliando, una volta è successo che mi ha mandato un messaggio dicendomi avevi ragione. Anche in questo caso dovrebbe mandarmi un messaggio dicendo ma hai ragione. Non a caso ragazzi la Bibbia viene messa alle pecore in prigione. In prigione, siccome sono teste calde, okay, c'è la parte animale dell'uomo, ovviamente che esce fuori, loro per farli stabboni, vediamo se mi si vede. Non mi si vede. Vabbè sì, perché la faccio così tolgo. Questo è un trucco ragazzi. Solo noi fotografi possiamo capire. Creo del buio, così l'esposizione si alza. Quindi non ci fate caso a questa mano. E quindi che succede? Oppure potrei fare così, ragazzi. Potrei fare così. Però mi piace, a me da fotografo, ragazzi, i veri fotografi si riconoscono perché non fanno le foto. Le foto si fanno contro luce. Non che metti il soggetto sparato col sole in faccia, non si fa, ma questo i newbies non lo sanno. E quindi che succede? Voglio dire, tutte quelle volte che il nostro profeta ci diceva che lui parlava con Dio e parlava addirittura un certo tipo di linguaggio con Dio, eccetera eccetera, così ci diceva tutte le cazzate, ma noi le possiamo, perché le cazzate le abbiamo fatte tutte ragazzi. Io voglio che la persona, una volta che sbaglia, dice grazie Marcello, avevi ragione, la Bibbia serve per controllare i trogloditi. Siccome l'umanità è divisa in 1%, se va bene, di sani di mente che riuscirebbero anche a star bene insieme perché si saprebbero frenare, e un 99% di gente che non si saprebbe frenare, quindi sarebbero delle bestie. Per questo il rettile deve trattarli così ragazzi, e per questo il rettile deve fargli vedere la Bibbia per tenerli buoni, perché questi devono avere qualcuno che praticamente la pecora ragazzi, una volta che lo metti in comunità potrebbe fare delle zozzerie, specialmente quando è di questo 99%, no? Potrebbe avvelenarti il cibo a te, al rettile. E quindi che cosa si inventa il rettile? C'è un'entità che ti vede sempre, anche quando tu pensi di essere da solo. Quindi, e ovviamente una cosa grande apposta. Oppure tu mi dirai, ma nessuno crede più oggi, ma c'è sempre il karma, no? C'è il karma che è più o meno la stessa cosa. Se tu fai del male, il rettile può cagarti in testa. Ragazzi, quando faccio così, rispiego di nuovo, è troppo.
sto cercando di subentrare, siccome non è manuale l'esposizione qua, cioè ci sarebbe anche l'esposizione manuale, ma troppo sforzo, faccio il pazzo così e mi illumino di mezzo. Quindi questo è, ragazzi, noi adesso usciamo in autostrada. Ho scelto questo treno, questo bus, ragazzi, proprio perché fa l'autostrada. Quindi, ragazzi, in poche parole, preghiamo per questo appaio che si è buttato nei binari. Vediamo, perché a volte, ragazzi, la sfortuna ti apre porte o ti magari ti succedono cose che non ti sarebbero successe se non fosse avvenuta questa cosa qua. Quindi oggi 2 novembre, il giorno dei morti o dei santi, una delle due, ma è la stessa cosa, tutte e due non esistono. E ricordiamo anche questa pecora che si è aggiunto, diciamo, ai morti. Era già morta prima, diciamo, non se n'era accorta, adesso si è buttata nel binario, così, diciamo, ha ufficializzato la sua morte, diciamo, ok? Vediamo cosa ci porta questo viaggio bello con l'autostrada, è molto bello. Okay.